Un saluto agli amici del blog ilmonti.com. Insomma, alla fine i signor No possono cantare vittoria. Sono riusciti a cancellare di fatto i grandi concerti a Monza. Chi non potrà proprio cantare sono invece artisti del calibro dei Radiohead, dei Green Day, dei Who, Pearl Jam, e direi di finirla qui con l'elenco giusto per non farci del male. Sia chiaro che non potranno cantare a Monza perché nel resto del mondo la gente continuerà a fare la fila per assistere ad uno dei loro concerti. Questi signor No hanno anche un nome e un cognome ed eccoli qui in rigoroso elenco alfabetico, ci piace elencarli. Il Comitato Abbastacimento, il Comitato Beni Comuni Monza Brianza, il Comitato per il Parco Cederna, il Comitato La Villa Reale anche mia e poi Italia Nostra. L'ambiente. Non manca la politica, con la lista civica Città Persone e l'immancabile Movimento 5 Stelle. Nel loro comunicato annunciano che la società organizzatrice, la Vivo SRL, avrebbe rinunciato al progetto, cito testualmente, in considerazione del ritorno di immagine negativo testimoniato dalle molte espressioni contrarie di cittadini, associazioni, comitati e forze politiche. Come dire, la caccia alle streghe ha avuto successo. Mi domando per quale motivo però una città e una provincia intera debbano rimanere ostaggio di un manipolo di professionisti della protesta. In un momento di forte crisi economica, dove andrebbe al contrario colta ogni occasione di rilancio e valorizzazione del nostro territorio, è quasi criminale non comprendere il potenziale offerto da questo tipo di evento. Qualcuno sostiene sia stata una battaglia per difendere l'ambiente, il parco, l'ecosistema. Tutte balle. Questa è solo politica. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, diceva qualcuno. Ma non posso evitare di pensare che il dietro front del sindaco di Monza, che prima avalla la delibera del consorzio del parco per organizzare i concerti e poi ci ripensa, sia stata probabilmente la moneta di scambio per far digerire l'operazione Nuova Esilunga, giusto per abbozzare un'ipotesi. Operazione votata in tutta fretta, uniti e compatti, soffocando velocemente i mal di pancia di qualcuno. Non si spiegherebbe altrimenti tutta questa foga nel difendere un prato da qualche concerto, mentre su un altro prato ci costruiscono un supermercato, l'ennesimo. Insomma, il solito teatrino della politica, il trionfo di Machiavelli, dove però a farne le spese è anche questa volta il nostro futuro. Mi domando poi in quanti abbiano letto il progetto messo in campo dal consorzio, in quanti abbiano compreso che si trattava di un'area all'interno del grande anello di velocità del circuito a ridosso dei paddock. Un progetto che prevedeva il divieto di distribuzione di bottigliette d'acqua, che incentivava l'autorecupero di lettine, dimostrando quindi attenzione ai problemi ambientali. Si potevano pretendere più garanzie. Io avevo proposto di sedersi attorno a un tavolo e discuterne, ma non c'era nessuna disponibilità al dialogo. Questo è apparso, fin da subito chiaro ed evidente. Vi era solo la fretta di tornarsene a casa con lo scalpo in mano e intanto si chiudevano magari gli occhi, il naso e la bocca davanti a ferite ben più profonde inferte al nostro territorio. Ma capite che se c'è l'amministrazione amica al comando, allora bisogna tacere, minimizzare, creare diversivi. L'appartenenza politica viene prima di ogni altra cosa. E questi sarebbero i difensori del territorio e dell'ambiente? Beh, comincio a comprendere allora perché vantiamo il primato nella classifica per il consumo di suolo. La Vivo SRL organizzerà concerti altrove, i Radiohead, i Green Day, i Pearl Jam troveranno altre piazze pronte e felici di ospitarli. È chiaro che a perderci sia solo Monza e la Brianza, incapace di crescere, incapace di aprirsi al mondo, mutilata da visioni miopi di persone che non riescono ad aprire il proprio orizzonte. Non ci trovo niente di nuovo in tutto questo, purtroppo. Fatte le dovute proporzioni, dalla distruzione della biblioteca di Alessandria per mano del generale Amr ibn Hallas, oppure pensando al Buchheverbrunnhilden di Berlino,
passando per i falò delle vanità di Savonarola, spesso la cultura pare soccombere sotto i colpi della paura. Perché la musica è cultura, libertà, ricchezza, non solo divertimento e svago. Consoliamoci. Queste sono sempre vittorie effimere, parentesi buie, destinate alla condanna della storia. Un saluto e alla prossima agli amici del blog ilmonti.com.